Assessore Colaci, il verde pubblico è stato già motivo di dibattito dalla campagna elettorale. Sono cambiate tante cose. Che idea avete in mente per rilanciare questo settore? Sì, il verde pubblico è un elemento di grande valore sociale. Noi abbiamo nel cassetto una serie di attività da svolgere per valorizzare il verde pubblico. Adesso stiamo facendo praticamente una sorta di censimento di tutte le piante e gli alberi che sono sul territorio. Abbiamo iniziato ad abbattere le piante che sono pericolose, pericolanti, perché non possiamo creare problemi alla cittadinanza, però laddove le piante vengono abbattute vengono immediatamente ripiantate. Stiamo facendo una selezione a tappeto su tutto il territorio comunale, comprese le periferie, e stiamo facendo delle valutazioni in merito alle piante che possono adeguarsi al nostro clima, al nostro territorio, per cui saranno rinvasati, ripiantati alberi che potranno assolutamente resistere alle nostre temperature. Stiamo rivalutando tutte le aiuole, insomma stiamo facendo un lavoro grosso a tappeto sul territorio, e in merito a questo abbiamo avviato una serie di eventi e di iniziative per informare la cittadinanza sul lavoro che verrà svolto su tutto il territorio. Quindi, a parte il censimento, ci sarà il piano regolatore del verde. Noi vogliamo assolutamente una città sostenibile, una città dove la CO2 sia al minimo, quindi cercheremo di piantare piante che assorbono assolutamente l'anidride carbonica. Stiamo rivalutando il parco, stiamo facendo un grosso lavoro su tutto il territorio. In che modo, ecco, il verde pubblico potrà diventare un biglietto da visita anche per la città di Termoli e per l'ambiente in generale? Assolutamente sì, io dico che quando entri in una città dove ci sono i fiori, il verde, entri in un'isola felice, come si suol dire. Noi stiamo cercando di abbellire le aiuole con fiori, abbiamo fatto una sorta di rivalutazione anche del porto, metteremo fiori nelle aiuole del porto, cercheremo di abbellire con piante e cercheremo di stiamo rivalutando il parco comunale. Si sta facendo un censimento di tutte le piante che ci sono, quelle che possono restare le lasceremo, quelle che invece purtroppo non si possono tenere le dovremo abbattere, ma comunque verranno sostituite. È previsto un rinvaso immediatamente di 600 piante, che sono praticamente i 600 bambini nati negli ultimi anni, perché voi sapete che c'è una legge che per ogni bimbo che nasce bisogna piantare un nuovo albero, e noi questo lo faremo, e quindi iniziamo da subito. Adesso creeremo un canale di informazione a tutto il territorio, quindi cominceremo a lanciare una serie di notizie sul territorio, chiedendo anche, perché no, l'intervento dei cittadini, accettiamo consigli da tutti. Per quanto riguarda proprio il parco comunale, c'è la notizia che verranno eliminati degli alberi per far spazio ai parcheggi. Qual è la posizione del comune? Diciamo che qui la posizione è ancora un po' dubbia, nel senso che lì c'è un progetto a monte per cui dobbiamo fare una sorta di valutazione. Io la prima cosa che ho detto, mi raccomando, evitate di abbattere piante buone, perché se le piante sono pericolose perché cadono, perché sono secche, però evitate. Ma comunque sia, per qualunque pianta abbattuta ne verranno ripiantate almeno 10. Senta, assessore, sappiamo anche che voi siete molto attenti anche al fatto di salvaguardare queste belle cose di cui ci ha parlato prima, soprattutto per quanto riguarda il verde pubblico, in senso di atti vandalistici, così diciamo. Allora, stiamo avviando un corso di formazione per le guardie ambientali. Abbiamo già dato avvio a tutta la procedura, quindi ci saranno le guardie ambientali sul territorio che faranno controlli a tappeto, proprio per evitare intanto gli atti vandalistici, ma soprattutto per evitare
l'abbandono della spazzatura, cioè il territorio va tutelato. Io spero che i cittadini collaborino, perché poi è importante la collaborazione dei cittadini, perché sì, l'amministrazione comunale fa, ma se i cittadini non collaborano, purtroppo. Quindi noi stiamo avviando tutta una serie di attività per la tutela. Abbiamo fatto un'ordinanza che è pubblica, dove tuteliamo il territorio a 360 gradi. Io mi auguro che la gente possa acquisire queste notizie. E quindi avvieremo una serie di iniziative. Stiamo, ripeto, guardie ambientali, guardie zoofile, anche per il controllo del randagismo sul territorio, e stiamo avviando una serie di attività. In questo contesto possiamo dire anche che, partendo, diciamo, dal verde pubblico, cercando di salvaguardare l'ambiente, si interseca anche il discorso della bandiera blu, della volontà di riuscire a riconquistare, quindi a preparare una città in base a quella che sarà la richiesta alla fede. Sì, infatti abbiamo riavviato tutta la procedura per riconquistare la nostra bandiera blu, che ormai da diversi anni questa città non ha più, e stiamo raccogliendo già notizie, dati, anche gli eventi fanno parte della raccolta dei dati per la bandiera blu, quindi la differenziata, stiamo lavorando bene con la differenziata, perché ovviamente dobbiamo abbassare la raccolta del grigio, dell'indifferenziato, insomma c'è tutta una serie di dati da raccogliere, la purezza delle acque, dei torrenti, insomma sono, e noi siamo già partiti con la raccolta dei dati, quindi siamo certi di potercela fare.